Ciao a tutti. Ciao Ale, caro, ciao. Ciao, ciao. Come stai? Benissimo, benissimo. Non è passato tanto tempo da prima. No, infatti adesso un po' di panico per i preparativi. Per preparare gli ingredienti e partiamo. Cosa fai di buono oggi? Allora, io faccio il piccione che salterò in padella e poi passo la terra. Dov'è? Il piccione qui che è già... Oh, eccoci qua, zoomata sul piccione. Coscetta e petto, giusto? Coscetta e petto. Bene, poi qua ci sono gli altri ingredienti, no? Sì, sì. Dopo l'abbino con dei fagiolini e dei peperoni. E lì cosa sono? Semi di? E questi sono dei semi di anice che userò per saltare i fagiolini, che ho già svolentato e aperto un po'. Ok, poi vedo là un triangolo magico. Questa è dalla pasta all'olio, una classica pasta all'olio. Una pasta che si può utilizzare per le tagliatelle, però basta togliere un po' di tuorli d'uovo e aggiungere dell'olio. Ok, poi? Che userò per coprire la coscettina, che farcirò con le frattaglie di piccione, che ho saltato già con... Sono cotte praticamente, sono già cotte, frullate, quando, giusto? Sì, già, e poi frullate, sì. Poi. E delle patate... passate, schiacciate. Patate bollite, schiacciate, bollite, sì. Quelle semplici. Poi quel pentolino... E questa è la sua salsina, che è un fondo di selvaggina. Che bene, userò come poi lì vedo un pennello, una ciotola... Pennello con del miele un po' caldo, che userò per... Ok, il miele l'hai scaldato un pochino esatto, prima. Sì, okay. Caldo per poi lì fare. Abbiamo il mitico sal di cervia, il pepe, l'olio, che sarebbe... L'evo, evo! Ecco, facciamo i fighi anche noi ogni tanto, no? Bene Ale, vedo che hai acceso il forno. Il forno è già a temperatura. Vedo che la padella si sta già scaldando. Vedo che sei preparatissimo. Iniziamo allora. L'estate ti fa bene. Via. Iniziamo. Allora ti vengo vicino adesso. Ma col miele cosa devi fare che non ho capito, scusa? Dopo lucido. Ah, lucidi, allora lo scotti. Ah, ho capito, ho capito. Va bene. L'olio. Vado nella padella, non ti inquadro più perché già sei in crisi. No, è tanto. Quanti mesi è? 2-3 mesi? Ormai sì. Avevo una voglia di venire qua, io non ti dico. Allora. Ecco Ale, serio. Eccolo, ha messo giù il piccione. Metto giù il piccione. La coscetta. E vai col petto. Via, boh. Allora adesso lo scottiamo naturalmente. Sì, no? Rimango lì sulla coscetta sì, io. Sì, sì, tanto. Meglio, vero? Si muove. C'ho un po' di tremarella nella mano, i miei video sono sempre casino. Dopo c'è YouTube, ci pensano loro dopo, bravi, bravi. Dunque tu lo scotti un po' nella padella, sì, poi lo farcisci come... La coscettina. E poi cottura al forno. Una cottura veloce naturalmente. Sì, tanto aspetto la coscia. Questo anche se si serve, diciamo, rosa, non si sbaglia niente, no? Giusto? Ok. Non è per caso che gli hai sparato con la doppietta a quelli che sono qua fuori? Sì, ma ce ne sono tanti, effettivamente. Vediamo un altro po'. Sì, qui ce ne sono parecchi, sì. Questo cos'è? Un piatto che proponi ogni tanto al ristorante? Sì, come antipasto. Come antipasto, ok. Sì, sì, sì. Anche perché lì, con questi quattro lupi che ci sono in giro, mangiamo, non c'è tanto da mangiare. Qua in Romagna vogliono mangiare tanto, Dio. Qua bisogna le mangiare. Giganti. Contenti loro, contenti tu, chi sì, se ne frega. L'importante è che esca dalla porta contento il cliente. Ah sì, 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 sì. L'obiettivo finale è quello, che sia contento. Quello, che sia contento. Beh, è normale, sì. Normale. È per questo che la Romagna lavora a manetta. È per questo. Allora, in piazza andavi, raccontami un po', il tomber de femme qua, chi l'avrebbe mai detto? Tutti i giorni in spiaggia, a fare il mazzo. Abbronzatissimo, io. È un po' di colore quest'anno l'ho preso. Io bianco cadaverico, ma ci vado adesso al mare. Adesso per recupero. Ah sì, guarda, ti dirò. Fra 10 giorni devo andare a Madonna di Campiglia. Quindi... Ti ho detto di quella proposta, sì, quel chalet sì. Che mi hanno fatto. Quindi... Poi dopo vado a scuola. Mi dicevi anche del. Vado a scuola anche, ci sono in previsione tante cose. Tante cose. Un bel programma già. Sì, sì, voglio aggiornarmi, voglio mantenermi moderno. Andrò in una delle migliori scuole italiane per dei corsi di aggiornamento. Mi costa un delirio, aiuto, mezza stagione mi costa. I corsi costano sempre. Però guarda, investire sulla tua professione fa sempre bene. Sì, sì. Sono su di te adesso, di eccoti. Io guardate molto. Ale, abbronzatissimo. Ale, facciamo i seri. Sì, lavoriamo, sì. Dai, facciamo i seri. Facciamo i seri.
Bene. Allora, adesso lo asciugo per togliere l'olio. In eccesso? In eccesso, sì. Che... Vai sul tagliere, passo di qua, io piano piano... Che bello ritornare qua da te, guarda, avevo una voglia, te non hai idea. Difatti, come sapevo la data che terminavo la stagione, ti ho fatto subito le email. Ci metto la mail per... Anche te, ho visto che non hai perso tempo. Sì, aspettavo sicuramente, Aldo mi chiama. Quindi... Direi. Allora, adesso inizio a preparare la faccia. Allora. Metto un po' di sale e pepe. Ah, scusami, mi ero addormentato sulla coscia, tu lavoravi dall'altra parte, si vede che è tanto, Poi metto un po' di patate. Quelle sono magiche, dove le metti sì. Fanno, la patata dove la metti fa, Dio mio. Addensante naturale, sì. senza tante farine, questo è quello, con quella fai miracoli, è vero, Sì, è sì, vero. No, infatti, è vero. Usare le farine. Che... Ho visto che il Rational va a manetta, dopo lavora bene, sì. Hai voglia? No. Che gran forno che hai, lo inquadro. Adesso inquadro, eccolo il mito dei miti. Naturalmente dentro è come uno specchio, te pareva se Ale tale tutto, lui tiene tutto perfetto. Lui. Dicono che più è pulito, più quasi bene. Quindi. La tua cucina è perfetta come sempre. Bene, stai sempre operando nella farcia? Sì, la farcia ormai è pronta. Allora, adesso faccio una pallina. Una polpettina, una perla, non una polpettina, una perla, dai, la chiamiamo la perla, dai. E questa? Perché io sono curioso, perché te c'hai sempre, non si sa mai cosa combini. Prima la salo un po'. Non si sa mai cosa combini. I soliti 3000 ingredienti. Come sempre. Vai. Adesso vado a applicare sulla coscettina. E lo metti lì. E poi la copro con... Ecco che non capivo. Te mi freghi sempre, non vale. Adesso vado a chiudere. Bellino così, bellino. Deve essere per forza a triangolo, vero? A triangolo ti facilita l'operazione. Dovete sapere che Ale, lui è tutto precisino, meticoloso, pignolo. Eccolo qua. Adesso sembra una coscia di tacchino. Adesso sembra. Da piccione a tacchino. È il tuo volume. Oggi si va a scherzare oggi, Dio mio. Sì, dopo la stagione. Va bene. Questa è la coscia. Questa è la coscia. Allora, che come adesso... potete ben vedere, eccola, guarda, ha ben aderito la pasta, tutto. Bellissima, bella. Eccola qui, guarda. La giro un po', la faccio vedere. Bellissima, bella, bravo. Adesso. La mettiamo lì. Adesso la possiamo infornare questa già intanto. Il petto niente. Il petto aspettiamo un attimo perché ci vuole meno. Per ci vuole meno. Sì. Ok, allora. Intanto. Motore? Sì. Abbasso il forno. Quanto la tieni dentro il forno adesso? Adesso mi diamo 3-4 minuti. 3-4 minuti tutti ci vogliono? Sì, giusto per dare una. Deve solo diventare croccante la pasta. Ok, dorare e dorare, diventare croccante, sì. Ok. Vai, grazie, ma sto lavorando. Poi, mentre il petto intanto lo condisco. Sale e pepe, come d'abitudine. Come sempre. Tutti qui là. Questo lo metti dentro dopo. Questo lo sì, però mi piace tenerlo. Senti una cosa, questo lo tieni un po' rosa, giusto? Sì, al cuore rosa. E anche questo farcito con la. Oppure no? No, questo è semplice. Ecco, mi sembrava, eccoli, è troppo banale le due cose, troppo banale. Guarda che se la ride sotto i baffi poi. Spalmatina di miele, giusto per laccarlo, no? Sì, per laccarlo. Ecco lì, guardalo Ale. No, una ricettina oggi. Mi ha detto, ma non sapevo cosa fare, una ricettina, guarda. Cioè, come al solito, vai, eccolo. Questo... Allora tu hai impostato, come potete vedere, i 4 minuti di cottura a 180, guarda come si vede, vieni a guardare, no? Eccolo, perfetto, no? Questo è Ale, adesso è lungo aspettare 4 minuti. Ma adesso intanto passiamo a... Devi impostare, è vero, la guarnizione, è vero, i fagiolini, i tuoi peperoni, il fondo di selvaggina è già praticamente a riduzione, basta solo scaldarlo, bravo.
mi era sembrato sì. di vedere del miele nella riduzione qualcosa, no? Ma no, il miele non ne metto. Dello zucchero, cosa? Sì, un po' di zucchero ce lo metto quando flambo, quando aggiungo il vino, sì. Ah, quando ok, ok. No, perché c'ha una consistenza un po'... La vedo sì, mielosa, se... quindi per questo te l'ho chiesto. Sì, perché è molto addensata. Quindi... Ok, 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 ok. Allora, okay. Passo il giro okay. della cucina perché non posso disturbare. Non posso disturbare il mitico Ale. Intanto metto l'olio a scaldare. Ah, quindi classico, sì, lo salti in padella. Con i semi di anice che mi danno un po' di profumo. Bene, bene. Te sei amante di questi sapori. Ma cioè, fai bene, c'hai ragione. Ci vuole, ci vuole. No, sarebbe troppo banale, sai la cosa, fagiolino bollito, e manca buon, Dio mio, o no? Allora, prima salti i fagiolini. Salto sì, i fagiolini. Li hai anche, guarda, cioè, non ho parole, Dio mio. Ma ci hai messo una giornata? No, li hai aperti tutti a metà, Dio mio, guarda che roba. Non ci posso credere. E giù, dai, li fusiamo tutti almeno. Non ci posso credere. Un po' di sale. Magari con la katana al volo lei è aperti a metà. Magari sappiamo fare. Mamma mia, tutti a metà, guarda che roba. Sei pazzesco, io non so come fai, Dio mio. Sei pazzesco, sei incredibile. Bello così, bello. Beh, sono carini, dai, sono carini. Così. Poi tolto tutto il filo, tutto quanto. Sì, anche più facile da mangiare. Sono bellini perché ci sono anche quei due o tre semini dentro. Assomigliano poi, mangi tu, assomigliano. Bene. Adesso quelli. Poi i peperoni. Peperoni li hai già un po' scottati, giusto? Sì, li ho solo grigliati leggermente. Adesso li metto solo... A scaldare, lì all'angolino. Bravo, bravo. Ecco, perfetto. Da notare, due gialli e due rossi. Che non sia mai, Beh, un bel colore, guarda anche te. Anche in camera, sì, sì. Si vede bene, vero? Sì, sì, sì. Vero. Nuova versione di video, produzione, guardi, dirigi. Facciamo tutto... Bestiale, siamo bravi. Quanti minuti mancano ancora lì? Due, uno? Un minuto. Hai visto come è passato veloce il tempo? Sì, intanto controllo. Arrivo? Sì. Arrivo qui. Possiamo inserire anche. Ecco. Comincia già a prendere il colore un po' la pasta. Bene. Un paio di minuti ancora? Altri due minuti, facciamo tre al massimo. Ok, riprendiamo nel contorno. Sì, ormai. Senti una cosa. Tanto voglio dire, non è che dobbiamo servire un cliente, puoi cominciare a impiattare il contorno e tutto se vuoi. Sì, eh. Sì, intanto puoi cominciare, tanto non è solo un piatto dimostrativo. Allora, che lo facciamo come al solito, sempre con la menta fino sopra i capelli. Così hai tutto il tempo per impiattare, piano piano, tranquillo. E non ti viene l'ansia. Sì, perché a te viene l'ansia. Anche a me ogni tanto. Dopo voglio vedermi a sfogliare tutta la pattugliette dell'ala. L'impiatto con l'antici. Ecco. Allora, ecco, adesso il giallo e rosso. Bene. Divorano bene gli interisti. Divorano bene gli interisti. È tutto casuale. Qui non c'è nessuna fonte, non c'è nessun. No, non sono nessuna bandiera qua. No. È tutto casuale. Sì, non c'è bandiera. Anche perché i peperoni blu non ce ne sono. No. Però c'è la patata viola blu. C'è la patata viola, che volendo. Eccoli. Allora, questo è il suo lettino, questo giusto? Questo è il suo lettino con le sue con oggi cuori. Andiamo proprio, oggi stiamo esagerando. Questo è il suo lettino, bello. Sì. Dopo appoggi il piccione sopra. Sì, dopo basta solo. Va salsato. Il piccione è la sua salsa. E va, è finito. È pronto, sì. Bene. Semplice, va. Andiamo vicino al Rational, cosa dici? Aspetta che lo inquadro. Adesso è più tranquillo, Ale, lo vedo più tranquillo. Sì, ormai siamo alla frutta. Perché voi non lo conoscete, ma Ale si emoziona facilmente. Si emoziona molto facilmente. Un minuto ancora? Manca un minuto. Ecco, inquadro la scheda. Pubblicità occulta. Pubblicità. Non me ne frega niente. Tanto è.
Va bene, sai, non so se quelli di YouTube sono d'accordo. Sono d'accordo. Non penso tanto. Grazie, non sono più contento. Sì. Beh, tu la puoi fare perché c'è il tuo blog. Ah. Tu puoi fare tutta la pubblicità che vuoi col tuo blog. Ah, ecco. Io non avendo blog, essendo solo in da loro, con loro ma fra un po' lo apro anch'io un blog, dai. Sì, si vuole, si vuole, almeno posso fare come voglio, no? Nessuno mi dice niente. Sembra uno specchio, guarda come va. C'è la mia, figura anche. Che si vede. Si vede, fa specchio. Fa specchio lo sportello. Bene, Ale. Ormai ci siamo. Allora l'estate alla grandissima, sì, chissà le donne, i cuori che hai infranto, sì, come, sì, no, ecco lo squillo che ci avvisa, sono contento di essere qua assieme a te, oggi tra l'altro lunedì 3 settembre, l'ora sempre quella invernale, eccola lì, un'ora indietro, sono le 5 e un quarto, chi se ne frega, no Ale? Bene, ecco, ecco il prodotto terminato. La pasta è croccante, quindi è cotta. Adesso... Sono sopra, sì. Ma è bellino, guarda, che, guarda quanto è bellino, guarda. Eccolo qui, bellino. Vai. Okay, adesso incido un attimo. Ah, lo scaloppi anche. Sì, gli do solo un taglio centrale. Ah, un leggero taglio. Vediamo. Cottura rosa, va bene rosa, così. Dopo, in secondo, i gusti del cliente. Si per me va bene così. Sì, il piccione a me piace rosa, poi. Tanto è una carne rossa, è una carne non rossa, è una carne bianca. Sì, e poi dopo si asciuga e diventa... Dopo chi lo vuole ben cotto, chi lo vuole... Fa... Dopo là la cottura la chiamano loro, chi se ne frega. Noi lo diamo via così per il momento. Eh beh, direi... Oh, aspetta che questo merita di venire qui, che poi tra parentesi l'ha messo vicino al peperone rosso, essendo giallo, no? È vero Ale? Eccoci qua. Dagli un pugno. Avevo esagerato con i fagiolini. No, no, non hai mai esagerato, dai, si sta, sì. Ok, ecco, piano piano. Così. Così. La salsa, adesso metti la salsa, poi Ale mi sposti un po' il piatto, sì, lo giri, lo così lo vediamo bene. Allora, innanzi, mettiamo prima sopra la carne, poi un giro. Bellino, dai. Questo è bellino, Ale. Mitico cervus, sale di cervia, di pepe, e giro olio, d'olio, olio crudo, Evo, il mitico Evo. Allora Ale, e il piatto è pronto. Lo giri un po'? Sì. Giralo così lo vedono bene. Eccoci qua, bellino così. Eccolo qua. Un piatto veloce. Bello, una proposta interessante. Un'antipastiglia. Selvaggina, sì. Adesso sì, si avvicina anche il suo momento. Quindi sì, sei sempre al passo con le stagioni. Con le stagioni, per stare. Ci vuole. Sì. Ti inquadro. Hai qualcosa da dichiarare? No, adesso. Adesso passo alla telecamera. Ah, lavoro io. Adesso sfoglio. Va bene. Sì, adesso sta bene. Bravo. Finito così, chiudiamo. Sì, io saluto che passo alla telecamera. E i tuoi associati, un bacino. Grazie per la pazienza. Che poi abbiamo la bucaneve assieme, no? Sì, ho visto che adesso. Tra sette veli. Mi ha chiesto la sette veli, la facciamo assieme. Sì, anche a me chiesto da la te. Facciamo assieme il prossimo video. Farlo, promesso? Ci vuole tempo, ma dai, cerchiamo di farlo. Sì, sì. Va bene, arriviamo col pan di Spagna già fatto e con le mousse già a metà via. Sì, dai, sì, su, sì, dai. Sennò... Lo facciamo assieme, promesso? Va bene, va bene. Bucaneve, non ti preoccupare, te la facciamo io e Ale assieme, dai. Chiudo. Chiudi, ciao. Ciao.